Benvenuti a tutti, vi do il benvenuto a chi ci sta seguendo e do il benvenuto al mio ospite Andrea di Tolkieniani e Martiniani Anonimi. Benvenuto Andrea. Io ringrazio come sempre Paolo e vi saluto tutti. È sempre un piacere. Dovevamo fare questa chiacchierata da lungo tempo, solo che per una ragione o per l'altra non siamo mai riusciti a incrociarci con gli orari, però per fortuna ce l'abbiamo fatta. Tempo intesco. L'idea era quella di parlare di cose poco conosciute come creature, quali ent e troll, che sono strettamente collegati, come spero emergerà da questa discussione. E sono dei personaggi di cui si sa poco, ma che sono affascinanti perché hanno delle connessioni con il testo, comunque con la visione del Signore degli Anelli, nell'Hobbit di Tolkien, a proposito di determinati aspetti del leggendario, che io ve lo dico subito e credo di averlo sempre detto, trovo molto più interessanti della cronistoria di queste razze o del perché sono nate, del come si sono sviluppate, come, dove si sono spostate, dove sono finite, cosa succederà a loro. Secondo me sono delle creature parlanti, ma parlanti nell'universo di riferimento, e specie per creature che derivano dalla notte dei tempi, potremmo dire, perché vengono effettivamente dalla creazione del mondo. Sono alcune delle creature più vecchie letteralmente del mondo. Stiamo parlando degli Ent, ma anche i troll, perché come diremmo, i troll sono la perversione, la corruzione degli Ent. Come gli orchi sappiamo che sono la corruzione degli elfi o degli uomini, perché è vero che nel film di Peter Jackson Saruman dice a Lurz una volta, sai, gli orchi erano elfi, ma sono stati corrotti dai testi di Tolkien. Questa cosa è poco chiara dal momento che non si sa precisamente da dove vengano gli orchi. Sappiamo che sono la corruzione di qualche cosa e sono o elfi o orchi o uomini. E tra l'altro non tutti gli elfi dicono sono i nostri, sono gli altri. Cioè, di solito i Calaquendi dicono sono i Moriquendi, cioè sono gli Avari, sono gli elfi dell'oscurità, sono stati loro che hanno ceduto a Mordor. Razzismo, Sì, razzismo. esattamente. Mentre nel caso dei troll noi sappiamo per certo che sono la corruzione degli Ent. Quindi è una cosa già molto carina. Allora affrontiamo la nascita degli Ent. Noi lo vediamo raccontato nel Silmarillion, in relazione a un altro episodio, cioè la nascita dei nani. Noi sappiamo uno dei capitoli più famosi del Silmarillion, Aule, il Vala Fabro, che decide a un certo punto di creare una razza così, personalmente, per insegnargli qualcosa, e nascono i nani. Però a un certo punto Eru, il Ilúvatar, lo scopre e dice: che cosa credi di fare? E allora lui: ma volevo una mia razza. E Eru gli dice: ma non sapevi tu che dovevi aspettare perché in realtà dovevo arrivare io con i miei primogeniti, secondogeniti, cioè i figli di Ilúvatar, per cui ho fatto la creazione. Tra l'altro, elfi e uomini sono una creazione diretta di Eru all'interno del mondo, non li fanno i Valar. Mentre i nani sono effettivamente fatti da un Vala, come Aule. Anche se Aule può solo creare la loro forma fisica, perché è solo Eru che può infondere in loro lo spirito. Questa è la cosa fondamentale. Cioè, la fiamma imperitura che ha Eru serve per infondere spirito alle creature ed è per questo che Melkor non può creare, il male non può creare, perché non può infondere lo spirito alle sue creature, ma può solo pervertirle. Questa è la cosa bella. Quindi, ma forse anche i draghi sono la perversione di qualche cosa, non sappiamo che cosa. Però tutto lascia pensare che appunto siano una creazione così originale, ecco, di Melkor, che può solo storpiare l'esistente. Ma allora questi Ent come nascono? Perché quando i nani vengono creati, la moglie di Aule, di Avanna, non è molto felice e dice: ah, ma cosa è successo? Vada mangue, no? E gli dice: ma adesso questa cosa, guarda te, mio marito ha creato questa razza che ovviamente per le sue fucine distruggerà la natura e quindi ucciderà gli alberi, e lei piange per questa cosa. E allora la provvidenza vuole che vengano create queste creature
degli Ent, che sono i pastori d'alberi, che serviranno per proteggere gli alberi dai soprusi o comunque da chi cerca di bruciare le foreste per creare qualcosa. Allora io adesso ti faccio una domanda, ovviamente se puoi dire qualcos'altro in merito sei libero di farlo, ma già da questo preambolo si può vedere come in Tolkien il ragionamento sulla natura e sul sfruttamento, temi che vanno molto in moda oggi, è complesso, è molto particolare, perché guardate, i nani non sono cattivi, i nani hanno bisogno del legname, ma tutti in fondo hanno bisogno del legname. E gli hobbit cosa fanno per creare la contea? Segano gli alberi, ci combattono anche contro, a un certo punto fanno la radura del falò, bruciano tutti gli alberi morti nella battaglia. Cioè l'uomo, gli elfi forse meno, però l'uomo, i nani, hanno bisogno di segare le foreste per avere il loro spazio. Gli elfi invece vivono a contatto con la natura, vivono integrati nella natura, sono un'altra forma di sfruttamento del territorio. Non lo sfruttano perché gli elfi vivono in simbiosi con la natura, la preservano. Mentre gli altri sono cattivi, cioè non sono razze cattive di per sé. Allora, però si sente questa necessità da parte di uno di Valar, di Avan, di preservare la natura da possibili abusi. Allora questa cosa, secondo me, lascia aperta un bel problemone all'interno di tutto il leggendario tolkieniano. Cioè sembra quasi che la vita, anche l'espansione, lo sviluppo delle razze poggi su un equilibrio precario, perché richiede comunque un compromesso con l'ambiente che circonda. Alla fine, per evolverti, creare le armi, alimentare le fucine, creare le città, devi per forza segare i rami e i tronchi. E quindi c'è bisogno di qualcuno che si faccia difensore degli alberi, probabilmente questi Ent, che sono i pastori di alberi. Quindi prego, Andrea. Grazie. Senza dubbio sì, allora quindi c'è una potenza superiore che sente questa esigenza che hai descritto, quindi già il ruolo, lo scopo imposto a questi esseri senzienti è giustificato, è avvallato dalle entità superiori, perché poi Eru accetta il reclamo di Yavanna, quindi vuol dire che addirittura c'è il timbrino, l'approvazione di Eru in persona, l'autorità massima e definitiva che crea esattamente gli Ent, esattamente come li aveva pensati Yavanna, come difensori del mondo vegetale. Quindi è vero che tutte le civiltà hanno bisogno, purtroppo, di sfruttare le risorse naturali per crescere. Gli elfi vivono a contatto con la natura, vivono in simbiosi con la natura, ma non dimentichiamoci che anche loro hanno delle fucine. Anche loro dovranno alimentarle con legname, purtroppo. Anche loro, non tutti sono Galadrim dell'Othlórien o elfi verdi o elfi silvani. In Noldor costruivano fortezze, pietra, mattoni e probabilmente legno e così via. La casa accogliente di Elrond è fatta di diversi materiali, tra cui il legno, probabilmente spesso e volentieri vivo, integrato, però necessariamente per un edificio qualche mobile, perché sappiamo che è ben arredata anche la casa, la grande dimora di Elrond. I mobili come sono fatti? Con il legno che è stato tagliato e così via. Addirittura i Valar utilizzano il legname, Aule stesso per le sue opere utilizza anche il legname, non solo materia inerte come pietre e metalli. Quindi probabilmente immagino che Yavanna si sia sentita proprio accerchiata dal fatto che è un'esigenza comune a tutti e quindi ha presentato questa problematica al superiore, che ha detto sì, è vero, effettivamente hai ragione, e
e tutto si ricollega a catena, perché come Aule ha sentito il desiderio di creare i nani perché non ce la faceva più per aspettare gli elfi a cui insegnare, a sua volta gli Ent nascono per reazione ai nani. Quindi si tratta di una questione proprio di azione e controreazione, quindi per cercare, proprio come dicevi tu, un equilibrio. Però Eru, sappiamo che sempre in quel capitolo del Silmarillion, per bocca di Manwë, perché Manwë che riferisce a Yavanna l'esito del reclamo Eru, dice per un tempo limitato però gli Ent rimarranno nella terra di mezzo a difendere il mondo naturale, ovvero finché i secondogeniti, gli uomini, non avranno il predominio totale, che allora potranno fare quello che vorranno con la natura, purtroppo. Quindi il tempo dei guardiani proprio del mondo naturale primigenio è limitato. Limitato per stessa decisione di Ilúvatar, di Eru Ilúvatar. E quindi gli Ent già nella loro creazione hanno insito l'elemento della tragedia, l'elemento del dramma, perché il loro scopo è destinato a una fine, il loro scopo come popolazione, come razza, lo viene detto esplicitamente, hanno un tempo limitato, dopo di quello, boom, come tutti gli altri, scompariranno. Così come i nani. Quindi le due forze contrapposte, diciamo, dell'industriosità sul mondo naturale e la difesa del selvaggio, scompariranno. E entrambe le due forze contrapposte sono destinate a non sopravvivere nel mondo dell'uomo, che in sé riunirà probabilmente entrambe, proprio per quello, perché l'uomo avrà sia l'onore, l'onere di sfruttare il mondo naturale, ma anche di difenderlo e preservarlo. La vedo così. Ma infatti gli Ent hanno una storia tragica, fondamentalmente, perché anche nel Signore degli Anelli noi vediamo che sono condannati, non hanno più lentesse e non hanno più lentini. Quindi sono una razza che non può riprodursi, poi sono millenari, perché è un barbaro, esiste veramente dall'alba dei tempi. Il più antico essere vivente della Terra di Mezzo all'epoca. Eh sì. Che poi c'è la diatriba con Tom Bombadil. Esatto, chi è più antico, chi lo sa, perché anche Tom Bombadil non è una creatura. Cioè, e lì c'è la precisazione, probabilmente allora Tom Bombadil non è un essere vivente, se Barbalbero è l'essere vivente più antico della Terra di Mezzo. Il problema è che sì, è più che altro Tom Bombadil, come dice Tolkien, è un'allegoria della natura, no? Però non è una creatura, soprattutto, perché le creature sono create da qualcuno, Tom Bombadil vai a sapere chi è. Tom Bombadil non ha... D'altronde non ha delle preoccupazioni, Barbalbero ce le ha. Sì, Barbalbero ha delle serie preoccupazioni nel mondo. Niente hanno delle serie preoccupazioni, questo emerge dal Signore degli Anelli. Vivono nel mondo, Tom Bombadil sì. È avulso dal mondo. Esatto, anche perché noi vediamo che nel Signore degli Anelli l'unica cosa che muove gli Ent è quella di vendicarsi di Saruman e proteggere la foresta di Fangorn. E a me colpisce molto il personaggio di Sorbo Lesto, Bregolad, che è l'ente frettoloso, quello più veloce. Ma perché? Ma perché lui ha qualcosa da fare, lui deve andare contro Saruman, è quello che si getta contro di lui anche nella battaglia. Ha già deciso. Sì, è quello che ha già deciso, non va neanche all'entassise. Va insieme con Merry e Pippino perché lui sa già che cosa fare, bisogna combattere. E questa cosa è molto bella, perché in fondo gli Ent dimostrano che la natura ha degli interessi da preservare. E se gli altri Ent devono decidere che cosa fare, ci mettono molto tempo per farlo, però c'è anche qualcuno che invece pensa che bisogna farlo presto. E questa cosa è molto interessante, perché la molla che fa scattare Barbalbero, in fondo non lo connota come un personaggio così positivo,
Cioè, noi vediamo che siamo abituati a pensare, per esempio, che il vecchio uomo salice sia cattivo mentre il barbaro sia buono. Ma in realtà la motivazione che muove questi due personaggi è la stessa. Cioè, il vecchio uomo salice, quello che nella vecchia foresta cerca di far fuori gli hobbit, che stanno cercando di attraversare la vecchia foresta e abbandonare la contea per andare nel mondo, vuole vendicarsi degli hobbit che hanno distrutto la foresta. Una volta la vecchia foresta era molto più grande, adesso invece c'è la contea e gli hobbit hanno combattuto contro gli hobbit, c'è stata una battaglia, li hanno bruciati dopo averli uccisi. E quindi il vecchio uomo salice è livoroso nei loro confronti. E la stessa cosa la fa anche Barbalbero. Barbalbero, quando prende Merry e Pipino, in fondo, condivide questo atteggiamento nei confronti di gente che non conosce, ma che lui potrebbe scambiare per orchi. Se loro fossero orchi, li farebbe fuori, perché è arrabbiatissimo nei confronti degli orchi. E questo dà l'idea proprio di come la natura, in fondo, abbia un rapporto ambivalente col mondo delle altre creature. E che in fondo non bisogna scherzare con la natura, no? come fa Saruman, che invece non ne frega niente della natura. Cioè, la differenza fondamentale forse una volta lo dice anche Barbalbero. Dopo ha smesso di ascoltare i consigli, ha cominciato a ragionare come una macchina. Parole forti, Barbalbero lo capisce perfettamente il modo di ragionare di Saruman. Però mentre gli hobbit in fondo segano gli alberi, li distruggono perché hanno bisogno di uno spazio vitale per vivere, mentre Saruman lo fa a scopo industriale, vuole alimentare le sue fucine, creare i suoi eserciti, con disprezzo, tra l'altro. Gli orchi e le creature di Saruman e quelle è sempre al servizio anche di Sauron. Che poi è bello quello non che hanno solo il bisogno. No, cioè, no, non ha bisogno. Cioè, hanno il bisogno per i loro scopi, ma c'è anche il disprezzo senza il bisogno. Cioè, tagliano alberi così perché si divertono, oltre al bisogno di cui necessitano. Quello, penso, il limite che viene superato, che purtroppo che non deve essere tollerato, perché quando gli orchi si accampano, che hanno preso Merry e Pipino, cioè effettivamente loro prendono la legna per fare il fuoco e quello è il bisogno, però poi tagliano rami, radici, tronchi per divertimento. E questo è un filo conduttore che si ricollega in tutta le macro tematiche del Leggendarium. Lo troviamo per esempio nel racconto incompiuto The New Shadow, la nuova ombra, contenuto nella History of Middle-earth, non mi ricordo il libro, perdonami. Seguito del Signore degli Anelli. Esatto, che però poi è stato interrotto, perché Tolkien ha detto no, in realtà non ha davvero uno sbocco effettivo, interessante, quindi finiamola lì, e dove però le nuove generazioni di gondoriani, alcuni, non tutti ovviamente, si comportano come gli orchi dei tempi antichi, tra cui i loro comportamenti negativi principali quali sono? Prendere gli alberi e deturparli per divertimento, ucciderli, menomarli, tagliarli, così prendere frutti invece di mangiarli, che è il bisogno, buttarli per terra e calpestarli per ridere. È un collegamento sempre con quello che facevano gli orchi del passato e che non è tollerabile per i guardiani della natura. Tanto è vero che noi degli Ent due vicende conosciamo, due interventi nella storia, nella cronaca, e forse sono intervenuti durante la guerra dell'Ultima Alleanza o comunque contro Sauron nella Seconda Era, perché c'è questo piccolo accenno nel Signore degli Anelli che Barbalbero dice: l'ultima volta che ci siamo destati in guerra è stato quando c'erano gli uomini del mare che combattevano contro Sauron, però non si sa niente di preciso. Quando sono intervenuti gli Ente? Nella Prima Era, contro i nani che avevano saccheggiato il Doriath e quindi avevano comunque commesso un grande peccato, sicuramente avevano fatto ingenti danni anche al reame, un reame boscoso, forestale, che gli Ente conoscevano bene, perché Barbalbero
sappiamo che frequentava il Beleriand della prima era, ci descrive vari posti che visitava prima della sua distruzione. E poi l'ultima vicenda in cui intervengono, la guerra dell'ultima alleanza, proprio per difendere il mondo naturale. Quindi, come dice Barbalbero, questa probabilmente sarà l'ultima marcia degli Ents, perché concludono proprio il loro scopo, la difesa del mondo naturale contro la macchina che sarà manifestata così prepotentemente con Saruman, che potremmo definire praticamente un avatar della macchina. Sì, ma perché a me colpisce quello che dice Bregolad, su Agolesto, che ricorda che cosa è successo, racconta cosa è successo ai suoi sorvi, no? E prima arrivano gli uccelli, che cominciano a deturparli. Da dove vengono questi uccelli? Potrebbero essere uccelli di Saruman, mandati da Isengard, dal momento che Saruman controlla molte creature. E poi arrivano gli orchi, che distruggono quello che rimane di questi sorbi, no? E cosa bella è che Bregolad parla di questi alberi con tale amore che è difficile non vederci l'amore che Tolkien aveva per gli alberi, perché sente le loro voci, gli dà un nome, gli dice che erano suoi amici, e come dice, no, cioè la famosa frase che c'è nel film, molti di Barbalbero, molti di questi alberi erano amici miei, li ho visti crescere fin da quando erano delle ghiande. Cioè si riassume bene questa idea. Gli Ents vivono proprio per la vita degli alberi e quindi ci soffrono e diventano anche dei guerrieri implacabili, tanto che si trasformano, no, negli Ucorni nel momento in cui scendono in guerra e fanno sentire le loro ragioni. Però, ecco, nel Signore degli Anelli sono una razza che Non ha futuro fondamentalmente, perché è vero che dopo resteranno nella foresta di Fangorn, però senza Entine e senza Entesse, le Entesse dove sono finite non si sa, sono morte, sono bruciate, le ha fatte fuori Sauron, gli Entine non ci sono più, non c'è futuro per loro. Aragorn stesso, che ormai è stato incoronato grande re, quindi riporta la prosperità, la pace, che gli dice adesso ci sono, potrete espandere il vostro dominio boscoso, ci sono le terre, sono aperte per voi. Barbalbero glielo dice onestamente, ci sono troppi uomini ed è troppo lontano, non abbiamo davvero un futuro. Tra l'altro, quando ricordavi di Sorbolesto, è molto interessante questo particolare, secondo me, perché anche qui ci vediamo un collegamento remoto, perché i primi uccelli che attaccano i suoi sorbi malvagi, probabilmente inviati da Saruman, perché Saruman aveva a disposizione delle bestie, soprattutto degli uccelli, come spie, eccetera, perché Radagast, inviato di Yavanna, è stato ingannato a convincere delle bestie, poi probabilmente Saruman, sappiamo che aveva poteri di manipolazione molto, molto potenti, e ha convinto queste povere creature a mettersi al servizio di Saruman in buona fede, è stato ingannato da Saruman, però anche qui c'è un collegamento con la creatrice degli Ents, e quindi alla fine il divino, diciamo così, per quanto riguarda i Valar, che non sono proprio divinità, lo diciamo sempre, diciamo il divino, è sempre presente, sempre a fianco di questa razza primordiale, di questo popolo primordiale, tanto è vero che sappiamo che come le Entesse erano devote di Yavanna, gli Ent erano devoti di Orome, il Vala cacciatore, il Vala delle Tauron, il Vala delle foreste. Quindi c'è anche questa connotazione molto spirituale legata agli Ent, legata al mondo del divino, che ritroviamo in questi particolari fino alla fine, proprio perché sono una razza condannata, cioè proprio il fato che grava su di loro, un fato imposto fin dall'inizio dalle entità superiori che hanno deciso così.
Anche qui si potrebbe ricollegare al grande tema di cui si è parlato spesso e volentieri, di cui Paolo approfondisce spesso e volentieri, che è Ambar, Umbar, Fato, Destino, che riguardo agli Ente e anche riguardo ai troll è una bella matassa impossibile da districare davvero. Però allo stesso tempo emerge che questa razza, che non ha fondamentalmente futuro alla fine della terza era, è legata a un passato invece molto importante. Cioè, allora, io vorrei trasmettere questa idea che in Tolkien è molto importante, a cui spesso non si fa particolare attenzione. Tolkien non è un nostalgico del passato, ecco, questo bisogna chiarirlo. Tolkien è molto critico nei confronti degli elfi che vivono nella Terra di Mezzo e pensano di vivere ancora a Valinor, cioè li chiama imbalsamatori perché fondamentalmente rifiutano di accettare i cambiamenti, il divenire storico. Come dice Tolkien nelle lettere, pensano di vivere nella terra di mezzo storica e materiale come se vivessero in una terra astorica e che è immateriale di fatto, no? Perché loro ci soffrono a vedere le cose che deperiscono e quindi è un dramma per loro, cioè loro vogliono preservare la natura e per questo sono anche collegati agli Ent, perché per loro la preservazione degli alberi, delle foreste, della natura è fondamentale. Però questo essere legati al passato in maniera così potente non è un bene e non è neanche per gli uomini, dal momento che quando vediamo che gli uomini sono attaccati così tanto alle idee, alle tradizioni, chiuse in se stesse, all'araldica come gli uomini di Gondor, ai sepolcri dei morti, al culto sterile della memoria, e le cose allora non vanno bene. Prendiamo i Palantir, cos'è che mostrano? Mostrano il passato, non mostrano il futuro, non sono la sfera dello stregone che fa vedere cosa succederà. Mostrano, oltre a parlarsi in diretta, mostrano cose del passato e ti pervertono il futuro sulla base del passato, perché agiscono sulla tua personalità e su quello, sulle tue paure, sulle tue debolezze, per metterti davanti la paura del nuovo. E questo è quello che succede con Denethor, che pensa solo al passato e non accetta minimamente il futuro. Quindi in Tolkien c'è una condanna di questa attenzione al passato, ma contemporaneamente è molto attento alla preservazione del passato dal punto di vista linguistico. E quindi gli Ent, che non hanno futuro, sono in qualche modo una memoria vivente dei nomi del passato. E questo è un aspetto che secondo me è centrale per capire la riflessione di Tolkien, che fa da filologo sui nomi. Prendiamo il famoso capitolo di Barbalbero che si trova all'interno delle Due Torri. Allora, mediamente le persone dicono: che palle, che noia, non riesco a leggerlo, mi fermo, io mi sono arenato là. Ma perché c'è tutto un ragionamento che Tolkien stesso definisce essere frutto della sua estetica linguistica, lo dice lui. E quindi cosa c'è alla fine in questo discorso? C'è la memoria dei nomi. C'è un lungo dialogo di Barbalbero con gli Hobbit. Barbalbero non sa chi siano questi Hobbit. E gli Hobbit si danno un nome, si fanno inserire nelle liste dei vecchi nomi che Barbalbero ricorda. E quindi c'è un gioco filologico anche per inserire una nuova razza all'interno di questo passato glorioso. Poi contemporaneamente Barbalbero fa quei raffinatissimi ragionamenti che per lui sono assolutamente normali, perché Barbalbero è uno che pensa lentamente, che agisce lentamente, si muove lentamente, perché in fondo è la natura va avanti lentamente, non ha urgenza di fare le cose. E fa questo ragionamento sul nome della collina. Io l'ho ripetuto tante volte, non voglio essere ripetitivo, ma quando viene fuori che in Entiano antico la collina ha un nome che dura tre righe e invece e nella lingua moderna si dice hill, cioè lui rimane sconvolto e dice: come fa ad avere un nome così breve una cosa che invece ha una storia così antica e che cresce?
E questo è un ragionamento di, proprio da filologo sulla lingua e l'estetica linguistica. Ma poi è lo stesso Barbaro che fa ragionamento sul nome di Lothlórien, che una volta era lunghissimo, anche in elfico aveva un altro nome, in entiano antico voleva dire anche qui una frase di 5 righe, e adesso invece vuol dire semplicemente sogno e fior di sogno. E anche lì dice, evidentemente, anche quella è una terra che ha smesso di crescere ed è diminuita. Quindi l'entiano antico è un collegamento diretto con quella lingua delle origini, che era una lingua completa, che con una parola, cioè riusciva a comunicare un nome più che una parola, riusciva a comunicare un insieme di cose, una storia in pratica, che poi era fondamentale per la concezione stessa del mito della storia di Tolkien. Ed è curioso che sia Barbalbero che mantiene questa memoria dei nomi, come Tom Bombadil. Sono due personaggi che nell'economia del romanzo hanno questa funzione di preservazione della memoria dei nomi. Tom Bombadil ce l'ha sul mistero dei nomi, come i nomi agiscono nelle conversazioni, i pronomi, c'è tutto un ragionamento molto... molto profondo, fatto da Tolkien in una lettera, tra l'altro. Se volete spiegare Tom Bombadil, leggetevi le lettere, perché Tolkien parla di Tom Bombadil in alcune lettere, ed è lui che dà una spiegazione e dice: leggete il dialogo e là vi farete avrete delle conclusioni. E Barbaro, in fondo, è un po' la stessa cosa, e quindi è un personaggio, secondo me, molto importante anche per questi aspetti che sono spesso sottovalutati. Per come la vedo io. E poi ci sono i troll. Allora, quanto gli Ent rappresentano tutto questo, invece i troll rappresentano un po' il contrario. Cioè, sì. I troll non hanno memoria, sono l'antitesi. Esatto, sono dei pistoli senza cervello. Degli Ent. Cioè. Sono mangiati. No. I crani, ecco. si divertono con poco. Un attimo prima di passare ai troll, però effettivamente mi vorrei ricollegare a quello che hai appena detto, e lo vediamo palesemente nei nomi privati degli Ent, che loro non rivelano a nessuno, agli estranei non li rivelano, perché come ci dice Barbalbero, tra l'altro ci vorrebbe un sacco di tempo, esatto, per dire il mio nome, perché il mio nome cresce con me. È come il racconto della mia vita, il nome di Barbalbero. È come la collina che cresce e quindi è lunghissimo. E che invece è molto lungo. Si riduce. E non dimentichiamoci anche che Barbalbero ricorda un dono che, come dice lui, non sarà mai obliato, non sarà mai dimenticato, che è quello del linguaggio. Gli Ent, così caratterizzati dal loro linguaggio, impossibile che nemmeno gli elfi, maestri linguisti del mondo, riescono ad apprendere e a studiare, sono nati senza linguaggio. Sono stati gli elfi che non gli hanno insegnato la loro lingua. Io la chiamo vecchio entese, uso la traduzione precedente. Non gli hanno insegnato il vecchio entese, gli hanno semplicemente dato, stato comunque un gesto che verrà per sempre apprezzato dagli Ent, gli hanno dato l'impulso a parlare, ad avere un linguaggio, quindi l'impulso a essere una specie senziente, potremmo dire, perché Tolkien ci denota sempre il fatto che se qualcuno è in grado di esprimersi in un linguaggio coerente, probabilmente perché ha un fea, ha uno spirito, ha un'anima. Da qui poi c'è tutta la problematica con gli orchi, perché gli orchi hanno uno spirito individuale, sono in grado di parlare, di esprimersi, quindi in qualche modo c'è una sfera spirituale, però accantoniamo questo discorso. Però è molto interessante perché si connette anche esso al linguaggio, perché gli orchi hanno una lingua che non ha verità, perché è fatta di cose prese da altre lingue, mentre gli Ent ce l'hanno. Tanto che il piano antico si rifà addirittura alla lingua degli elfi, quella di cui si parla nello Hobbit, quando le persone parlavano l'antica lingua degli elfi. È verissimo, però gli orchi sono in grado di parlare a modo proprio. Loro dicono, loro prendono le lingue degli altri,
e fanno il loro mischione orripilante, lingue proprio brutte che esprimono solo disprezzo, ma lo fanno. Abbiamo poi uno stadio ancora più inferiore, che è quello dei troll. Che è quello dei troll, perché è vero, Barbalbero ci dice che i troll stanno agli ente come gli orchi stanno agli elfi, sono contraffazioni del nemico, del primo oscuro signore, Morgoth, Melkor. Però poi, se andiamo a leggerci le lettere di Tolkien, Tolkien ci dice, ma in realtà io non sono sicuro della natura dei troll, eh? Quello che ha detto Barbalbero, l'ha detto Barbalbero, che è un personaggio del mio racconto, ma non è che sa tutto, è onnisciente, ogni cosa che dice è la pura e santa verità. Come sempre è un punto di vista, come sempre c'è nel leggendario. Non è detto, tanto è vero che appunto nelle appendici del Signore degli Anelli poi viene praticamente già smentito Barbalbero, viene detto che i troll praticamente erano delle bestie, degli animali come tanti che vagavano nella terra di mezzo, che Melkor ha preso e corrotti in qualche modo, li ha trasformati in mostri, da bestie a mostri, come in modo similare a come ci viene raccontato quando ha guastato la primavera di Arda, che ha trasformato bestie, animali normali in mostri di zanne e artigli insanguinati. Quindi ha fatto correre il primo sangue. Esattamente. Quindi i troll sono molto 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 misteriosi, sono molto più misteriosi di tutte le altre specie senzienti della Terra di Mezzo, ne sappiamo molto meno. Infatti, come dicevo, lo stesso autore dice, io non sono molto sicuro sui troll, non lo so nemmeno io. Perché se notiamo, ricollegandoci anche alla filologia, come dicevi tu, da dove deriva la denominazione di Ent? Da lingue di ceppo germanico, scandinavo, l'etimo Ent si ricollega a Jotun, gigante nella mitologia scandinava. E i troll che cosa sono? Sono altre creature della mitologia scandinava, proprio prese da lì, che si chiamano troll, e praticamente quasi la stessa cosa, quasi identificate con gli Jotun. Poi ci sono delle complicatissime, e poi il mito è sempre tutto arzigogolato, si sviluppa nel tempo, a seconda della cultura, della popolazione, della società, eccetera. Però una traduzione, perché il nome troll è un nome che viene trovato in una lingua che noi conosciamo, ma che non coincide. In realtà Torog, in realtà sarebbe Torog, che poi il traduttore anglofono ha utilizzato troll per tradurre Torog. Quindi è come è il solito discorso degli elfi, dei nani, sono tutte traduzioni che sono un po' alla buona, cioè non è che poi quelle creature siano perfettamente quelle del folklore. Non sono identificate esattamente, non c'è un'equivalenza perfetta. Sono i troll norvegesi, quelli che trovate nei banchetti. Bellissimi, tra l'altro, a me piacciono tantissimo. Io ne ho. Vedi? Come i nani, per esempio. I nani non sono nani, sono i Khazad. Sono Khazad, sono un'altra cosa. Gli elfi non sono effettivamente elfi, sono Quendi e così via. Quindi non c'è un'identificazione totale. L'abbiamo anche con questi Torog, con i troll, che infatti in linguaggio nero Torog diventa Olog, Ologai. Infatti popolo dei troll praticamente vuol dire, gente troll vuol dire Ologai in lingua nera. Perché queste sono delle bestie, ci dice gli appendici, oppure furono Ent corrotti da Melkor? Qui nasce la perplessità, perché se c'è un'equivalenza con quello che è successo agli orchi, che sono nati dalla corruzione degli elfi, almeno seguendo questa linea di pensiero, anche qui cambia radicalmente la natura di queste creature. Perché un conto se sono la corruzione di una specie senziente, creata appositamente da Eru, un conto se sono delle bestie corrotte, c'è una netta. Tanto è vero che questo si manifesta nel linguaggio. I troll non sono in grado di parlare fino a quando qualcuno non interviene e glielo ficca in testa a forza, glielo ficca in testa, come per esempio gli Ologai in linguaggio nero,
oppure i nostri amati Tom, Berto e Guglielmo dell'Hobbit, che spiccano come unicum perché fanno dei discorsoni, sono molto loquaci loro tre. Perché i troll, intanto ricordiamo che Tolkien aveva suggerito di tradurlo Trollo e Trolli, bellissimo, in una nei suoi forse in italiano non è che suoni così bene, però era bello. No, ma in realtà poi i troll sono di varia natura, no? Ci sono i troll di caverna, i troll dei boschi, cos'era? Però vedi, anche qui, scusami se ti interrompo, qui potremmo vederci anche qui un'equivalenza con gli Ent, perché come gli Ent sono ogni Ent è molto simile, o comunque imparentati nelle famiglie, dei piccoli nuclei familiari sono molto simili agli alberi che difendono e amano, come Sorbo Lesto assomiglia a un sorbo umanoide, e così via, e a loro volta i troll si dividono in sottospecie, chiamiamole così, che assomigliano all'elemento inerte materiale associato a loro, come dicevi prima, dicendo i troll di caverna, i troll di collina, i troll delle nevi o del gelo, non mi ricordo mai come, sì. I troll oscuri di Mordor. Il gelo l'abbiamo visto anche nella prima puntata di Rings of Power. Una delle poche cose belle, secondo me. Beh, quello è fatto molto bello, molto a me è piaciuto e effettivamente lo differenziava dal troll di caverna del Signore degli Anelli e dagli Ologai, sempre nel Signore degli Anelli, e dai troll dell'Hobbit, che si vede che cioè, lì c'è stata la cura in tutte queste trasposizioni cinematografiche nel differenziarli, ma far capire che sono della stessa razza, sono sottoetnie della stessa razza. Sì, sì. E combattono tutti negli eserciti dei cattivi. Però sono malvagi, i troll sono malvagi. Su questo non... A parte quello della canzone degli Hobbit, che c'è il troll gentile, sì. Quella di Sam, che c'è il troll gentile, che è praticamente una contraddizione in termini. Però chissà, se esistesse davvero il troll gentile, io ce lo metterei in una fanfiction, il troll gentile. Beh, alla fine i troll non ne abbiamo. Descritti in azione, a parte quando menano le mani e brandiscono una clava, ecco. Però ecco, poi nel film di Peter Jackson c'è il troll che ferisce Frodo, ma nel libro non è un troll, è un orco, è un capitano orco, un capitano degli orchi. Hanno una parte anche minore da questo punto di vista. Però in quell'assalto, Paolo, in quell'assalto lì nelle miniere di Moria c'era un troll. C'era effettivamente, perché quando sfondano il portone della tomba di Balin si infila questo braccione di pelle, viene descritta pelle verde. Scura, pelle scura con scagliette verdi. Tanto è vero che poi quando i nostri hanno la battaglia finale al Boranon, al Cancello Nero, dove ci sono i troll. Che c'è il troll pugnalato, il grande capo dei troll pugnalato da Pipino o Merry, non mi ricordo mai quale Hobbit, uno dei due, e vengono descritti anche qui come ricoperti di armatura a scaglie, oppure quella è la loro stessa pelle, cioè quell'ambiguità scagliosa che è identica a quella degli Ent, perché quando incontrano Barbalbero dicono sembra che la sua pelle sia una corteccia, oppure la corteccia è cresciuta sopra la sua pelle. Anche qui c'è una similarità tra le due razze. Che potrebbe confermare appunto l'idea che siano il risultato di una corruzione degli Ent. Ma poi veniamo effettivamente ai troll che noi conosciamo da vicino, cioè i mitici Berto, Vaso e Guglielmo dell'Hobbit, che insomma sono dei personaggioni. Perché insomma sono la prima avventura che Bilbo vive all'interno di questo viaggio, nel famoso capitolo Montone Arrosto, no? con questi orchi, no, con questi troll che parlano tra di loro e dimostrano di, insomma, fondamentalmente di essere dotati anche di una
di un barlume di intelligenza, ecco, diciamo così. Poi litigano, pensano solo a mangiare, però fondamentalmente, allora c'è un autore che ha scritto un libro molto bello, cioè William Green, che ha scritto L'Hobbit, un viaggio alla scoperta della maturità, che forse è il libro più bello sull'Hobbit che è stato mai scritto, e consiglio a tutti, è pubblicato da Marietti, e c'è un'analisi proprio dei personaggi degli troll. E viene fuori, cioè lui fa un ragionamento anche di collegamenti psicologici all'interno del romanzo, cioè dice è un romanzo fatto di giochi di specchi, di riferimenti, collegamenti, ombre, alter ego, e lui dice che la prima avventura di Bilbo con questi troll è importante perché i troll rappresentano in qualche modo degli alter ego rovesciati dello stesso Bilbo. Cioè, Bilbo quando esce di casa pensa solo a mangiare, fondamentalmente, a casa sua, a questa dinamica del dentro fuori, fa un passo avanti ma vuole farne due indietro, pensa al caffè che ha lasciato a casa, alla sua credenza, alla dispensa, insomma, trova davanti a sé tre bestioni che pensano solo a mangiare come lui. E addirittura lui trova che il nome originale di uno di questi tre, Will Huggins, sia molto simile a Bilbo Baggins. Anche nel nome c'è questo suggerimento che in fondo Bilbo affronta un alter ego rovesciato. E poi con i troll, Bilbo è spinto a in qualche modo a fare i primi passi nella sua professione, che è quella dello scassinatore, il ladro dei party, dei giochi di ruolo. Lui è stato preso per quella cosa là, e allora lui pensa, faccio una bella figura e cerco di rubare dalla tasca dei troll. E mentre mette la mano dentro, trova il borsello magico di uno di questi troll, che si mette a cantare, no? Fa rumore e lo scoprono. Questa cosa è incredibile perché i troll sono legati a un universo magico. Cioè, vai a sapere se era veramente così o è perché è Bilbo che l'ha raccontata così, perché l'Hobbit è raccontato da Bilbo. Però questa cosa che i troll hanno il borsellino magico, fanno tutte queste cose, è molto curioso. E in questo momento i troll certificano che Bilbo è ancora un pivello. Cioè, alla fine della storia, quando Bilbo andrà nell'antro di Smaug, ormai sarà diventato effettivamente uno scassinatore e riuscirà a reggere a tu per tu con un drago, che, cioè, voglio dire, è un personaggio assolutamente fuori portata per ogni creatura, ogni uomo, ogni hobbit. Nemmeno Turin ce l'ha fatta. Infatti, Bilbo fa una figura migliore di Turin, Bilbo è diciamo. superiore a Turin. Eh sì, ce la fa, ma perché è arrivato, che ormai è skillato, potremmo dire con un gergo da Livello giovane. epico, perché a livello 20 epico. Esatto, e invece qua fallisce miseramente. E c'è tutto quel divertente siparietto in cui i troll parlano tra di loro su come cucinare i nani, litigano e Gandalf interviene imitando le voci. E allora là ovviamente viene fuori che i troll non è che siano sti fulmini di guerra, cioè sono piuttosto tonti, litigano tra di loro, si azzuffano, si picchiano. Ricordiamo che nella vecchia traduzione erano stati chiamati uomini neri, non si sa bene cosa volesse dire, probabilmente all'epoca i troll in Italia nessuno sapeva cosa fossero, ma io non sono così sicuro che la gente non sapesse che nel folklore nordico ci fossero queste creature chiamate così, con gli uomini neri, non si sapeva bene. Però alla fine viene fuori che Gandalf li gioca e col primo raggio di sole si trasformano in pietra. Questo è un particolare molto, molto carino, perché comunque ci collega direttamente al folklore nordico. Cioè, a parte che tutta la storia di Gandalf che gioca i troll, gli fa il tiro burlone, è la citazione di quello che fa Thor in una saga nordica, stessa cosa. Però c'è anche questo particolare che i troll, in fondo, tornano all'elemento da cui vengono, cioè la pietra.
e quindi sono pietra animata di fatto. Quindi è molto difficile dire, ma vengono veramente dagli Ent? Gli Ent a essere di pietra. Sembra quasi che i troll siano generati dalla pietra. Anche perché se i troll fossero creature parlanti, quindi pseudo senzienti, create dalla pietra, questo vuol dire che sarebbe invalidato, in un certo senso, uno dei principi cardine del Legendarium, ovvero quello che l'oscuro signore Morgoth non poteva creare vita senziente, però Sì. Non puoi fondere uno spirito dentro materia, se ha questo. creato delle marionette di pietra, però indipendenti, senza la sua presenza, sono in grado di muoversi, parlare, ragionare, lì Aule ce la fa, deve c'è anche. intervenire Eru per dare vita ai nani, altrimenti sono A due meno storie. che, anche qui non c'è stato un dialogo, o per ovvie ragioni, tra Morgoth e Eru, ma poi Eru ha detto: boh, ma io gliela metto lo stesso, l'anima, il fea, lo spirito glielo metto lo stesso. Chissà, Però poi Eru può è fare. difficile, quindi È molto difficile, sono due concordo, però. elementi che non collimano, perché come sempre ci sono molti punti non chiusi, non Anche risolti. perché Tolkien nelle sue lettere va proprio a indagare questa, a precisare quest'ambito, a dire effettivamente su questi troll che del racconto di Bilbo che si trasformano in pietra al sole sono ridicoli, sono pericolosi e brutali, ma sono ridicoli, cioè sono al contrario di tutte le altre specie di troll. Tanto è vero che c'è una lettera di Tolkien a Peter Hastings, che era il manager di Tolkien, mi sembra, della bookshop, e è Tolkien che gli precisa perché William Huggins sembra quasi provare pietà per Bilbo, perché dice agli altri: ma sì, lasciatelo andare, chi se ne frega, no? E Tolkien dice: ma in realtà questo io non l'ho intesa proprio come pietà, cioè non è una... È il menefreghismo del predatore che ha la pancia piena, che è Sì, satollo e gioca con la tanto preda e dice: non non è mi interessa. una grande soddisfazione mangiarlo perché era troppo piccolo. Ma il punto interessante è che sempre questa lettera, spiegando la cosa così, fa un altro correlamento, sempre però questa volta tra i troll e il mondo animale e le bestie, e non a quello di creature effettivamente senzienti agli animali. E i troll, tra l'altro, non sono gli unici che hanno a che fare con la pietra animata. C'è un racconto nei racconti incompiuti dove viene trattato il capitolo dei Druidain, degli uomini selvaggi, in cui c'è un Druadan di questi uomini selvaggi che anima una pietra in difesa di un suo amico Edain, a difesa di lui, della sua casa, della sua famiglia, da parte di un attacco degli orchi, mentre non c'era questo uomo selvaggio che a distanza, perché era in viaggio, aveva i suoi bisogni, era tra il suo popolo, però a distanza anima una pietra per difenderlo. E questa pietra spegne il fuoco che avevano appiccato alla casa dell'amico, saltando sui piedi, lo spegne proprio con i piedi. E quando il Druadan ritorna a casa del suo amico, gli fa vedere che ha le piante dei piedi bruciate, proprio perché c'era stato questo collegamento. Quindi i troll non sono gli unici. I Druadain hanno un collegamento con i troll così come ce l'hanno con gli orchi. Molto, molto peculiare questa cosa. E poi c'è un altro particolare che è molto importante nel caso dei troll, che è quello della famosa grotta dove si trova il bottino e si trovano le famose armi proveniente niente meno che dalla città di Gondolin. Allora, ripeto ancora una volta. Spesso una persona legge questa cosa e quando lo scopre dice: oh, ma com'è possibile che la caduta di Gondolin che è avvenuta nella prima era abbia
abbia portato a delle armi che sono state portate via e messe in un antro da parte dei troll nella terra, fine della terza era. Impossibile, non ci credo. Beh, così è, delle armi sono finite lì e volenti o nolenti dobbiamo accettare che le cose stiano così. Io onestamente non ci ho mai trovato problemi da questo punto di vista. Mi sembra una cosa molto realistica in realtà di Sì, questo ho portato particolare della il nebbia. bottino, è finito da qualche parte, i troll l'hanno rubato, se lo sono tenuto lì e vai a Oppure sapere. alla caduta di Gondolin c'erano dei troll, sicuramente, Sì, via tra i vari mostri, non hanno sono portati in trovato, giro hanno con preso il le... bottino, poi la guerra d'ira sono scappati dalla Sì. sconfitta di Morgoth e niente, Sono sono riportati, finiti Leri lì Andorelli. nelle terre selvagge E lì. e ci può Cioè, stare. dov'è il problema? Anche perché non sappiamo, al contrario di tutte le altre razze, in realtà abbiamo anche degli indizi a proposito degli orchi, dei troll, non sappiamo assolutamente nulla della durata vitale, più o meno. Infatti, Cioè, non sappiamo assolutamente nulla, sono immortali? Sono fatti di come gli pietra, sono elfi, immortali? Come gli Ent, come gli Elfi? O muoiono? Chi lo sa? Non sappiamo niente. Potrebbe essere che beh, i buon Berto, Tom hanno e partecipato alla Guglielmo hanno partecipato alla caduta caduta e hanno spappolato Turgon e gli hanno preso la spada. Bellissimo, bellissimo. di Gondolin. Questa è mia. Voglio una fanfiction su Berto, Tom e Guglielmo che inizia dalla caduta di Gondolin. Ti prego, Bellissimo. qualcuno deve scrivere, devo dirlo a Nicola, qualcuno deve scrivere. Facciamo una call to action. Scrivete questa fanfiction. Qualcuno la scriva, vi prego. Ma quello che è importante notare è che dovremmo soffermarci sull'importanza che hanno i troll in tutto questo. Cioè, non è tanto la verosimiglianza di questa vicenda, ma è il fatto che vengano trovate delle armi nel loro antro. E che queste armi saranno molto importanti nella continuazione della storia. Perché questo pone, intanto, non solo Glamdring e Orcrist, cioè le lame di Gandalf e Thorin, ma anche la spada di Bilbo, che lui chiamerà Pungiglione Sting. Ma la cosa importante è che queste armi sono esattamente come le armi delle saghe medievali o norrene. Cioè, da dove vengono le armi famose? Voi andate a guardare, le armi famose vengono tutte dall'oltretomba. Cioè, sono armi molto particolari, che sono fondamentali perché, a parte che a volte sono senzienti, hanno un nome, hanno la loro personalità e vengono date da qualche creatura della notte oscura dell'oltretomba. E non è un caso che Tolkien abbia deciso di dare a Bilbo una spada che viene dalla caverna di un troll. Cioè, i troll sono il primo legame che Bilbo ha con il mondo del mostruoso. Anche tutta la descrizione che viene fatta dello scontro tra Bilbo e i troll fa sempre pone l'accento sulla mostruosità di queste creature. Cioè, hanno sempre delle gambe gigantesche, delle facce gigantesche, dei Le boccali scaglie. enormi, sono mostruosi, non li riesce a contenere. È tutto raccontato dal punto di vista di Bilbo, come diceva anche Andrea. Cioè, in fondo, vai a sapere te se è vera tutta questa cosa, ma sono le percezioni che ne ha avuto Bilbo, che ha avuto a che fare con tre mostri giganti, lui è una creatura piccolina ed è rimasto sconvolto dalla visione di queste creature tenebrose. Legate al mostruoso, che poi ti portano a entrare in un antro come quello della dei troll, dove trovi una spada di cui ti impadronisci, che poi sarà fondamentale nel resto della storia. Questa cosa è molto importante. E comunque ricordiamo che è solo un passaggio, perché Bilbo non sarà un eroe perché usa la spada, ma Bilbo sarà un eroe prima di usare la spada. È quella famoso dialogo che hanno cercato di fare nel film in cui Gandalf gli dice: l'importante non è saper prendere una vita, no, ma sapere quando risparmiarla. Sì, Ecco. potremmo quasi osare dire che Bilbo è un eroe perché non usa la spada. Esatto, ma dimostra il proprio eroismo nei momenti in cui è assolutamente solo e non deve usare la spada.
ma anzi va avanti nonostante la paura, che succede in più occasioni durante il libro, quando cade nella caverna dei goblin e incontra Gollum e va avanti, a Bosco Tetro quando c'ha i ragni e va avanti lo stesso nonostante ci siano nell'oscurità, e la stessa cosa nella caverna di Smaug, e lì Bilbo viene detto che è un eroe proprio perché va avanti nonostante la paura, parlando con se stesso, affrontando i propri demoni, le proprie paure, ricordandosi della casa abbandonata, però con la saggezza di chi ricorda i proverbi paterni che gli dice stai attento, non fare il passo più lungo della gamba. Ecco, questo Bilbo, questo è l'eroe Bilbo, non perché usa la spada. La spada la battezzerà col nome Sting, Pungiglione o Pungolo, dopo che ha ucciso un ragno. Ma ha già dimostrato di essere un eroe, e la spada avrà questo battesimo del sangue, ecco, chiamiamolo così, e del sangue del ragno, però Bilbo diventerà un uccisore di mostri solo in seguito, e nel frattempo ha tutto un percorso di sviluppo personale che parte proprio da questo episodio dei Troll. Questa è una cosa assolutamente singolare. È il classico ribaltamento dell'eroe epico norreno che in Tolkien troviamo spesso e volentieri. Cioè, come l'eroe tipico, classico, è così perché usa l'arma, usa la forza, usa la spada. Bilbo è tutto l'opposto. Ottiene il suo eroismo, perché poi alla fine potremmo dire che alla fine della fiera Bilbo ha successo. Bilbo alla fine... gli verrà consentito di andare addirittura nelle terre immortali, quindi è un eroe che ha successo, non fallisce come Turin, colui che ha usato la spada, colui che spesso e volentieri ha usato la spada e che anzi si fa chiamare col nome della sua spada. Questa è un'altra cosa importante. E invece c'è una figura retorica che al momento non mi ricordo, come se è la Sinedo, che cosa non me lo ricordo. Sì. Le figure retoriche sono terribili. Si prende il nome di un oggetto, sì, e quindi lui lo fa più volte. Prende il nome delle sue armi, una volta si fa chiamare come l'elmo che indossa, una volta si fa chiamare come l'arma che brandisce. Cioè, anche attraverso l'utilizzo di queste figure retoriche, Thorin dimostra fondamentalmente di essere uno scriteriato, di agire come un eroe, come non dovrebbe essere un eroe tolkieniano, perché d'altronde il contrasto è un eroe vecchio stile che però viene sempre messo in crisi dal testo, e viene fatto fallire ogni volta che fa l'eroe classico, e Bilbo non lo fa tutto questo. Bilbo è un eroe moderno. D'altronde il contrasto lo troviamo ovviamente, visto che si parla di Tolkien, anche nei nomi, perché Turin da grande importanza al nome delle proprie armi, della propria spada, Anglakel, prima che viene rinominata Gurtang, ferro di morte, eccetera. Bilbo come chiama la sua arma? Pungiglione, Bungolo, è proprio un nome buttato lì così, perché appunto il ragno l'ha ammazzato così. Abbiamo anche questo contrasto. Quindi tutto parte dalla caverna dei troll, e anche qui ci troviamo un simbolismo, però Tolkien lo so che spiritualmente mi sta prendendo a legnate in testa perché si sarebbe arrabbiato per questa definizione, però effettivamente c'è, troviamo il numero sacro per eccellenza, il 3, e quindi tre spade, Glamdring, Orcrist e Pungiglione, e nella caverna di tre troll. E qui ritorniamo sempre alla fanfiction, e io voglio i tre, ognuno aveva uno Glamdring, uno Pungolo e uno Orcrist, e andavano in giro a baciullare ravinghi, elfi, orchi, draghi, così. Sarebbe stato... Ma io voglio la serie TV, io lo dico, mando l'email a Bezos. I tre troll, bellissimo. La mando l'email a Bezos, secondo me la fa perché è bellissima. Ci si può lavorare. E poi c'è un ultimo punto che secondo me è molto indicativo proprio a proposito di questo incontro con i tre troll, e che, guarda, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma in questo io ci vedo un collegamento con gli Ent, perché come gli Ent sono i custodi della memoria e hanno una loro funzione nel mantenimento dei vecchi nomi, nel ricordo delle cose, dell'alba dei giorni e di come era la lingua delle origini,
Allora, anche i troll hanno una loro funzione all'interno del ragionamento che Tolkien compie nel rapporto che abbiamo nei confronti delle storie, delle vecchie storie del mondo secondario. Mi spiego. Allora, Bilbo ha sempre raccontato la storia dei tre troll. Allora, lo sappiamo, c'è anche nel film. All'inizio fanno vedere lui che parla ai bambini ed eravamo lì e i tre troll già discutevano se trasformarci in gelatina, quelle cose di cui i bambini che tremano. Ecco. E lui ha scritto l'Hobbit, è diventato uno storyteller, ha raccontato le sue storie in giro, c'è della gente che ci crede. Cioè gli Hobbit, i giovani Hobbit, sono cresciuti in casa di Bilbo, hanno imparato a leggere, a scrivere, a sentire tutte queste storie, hanno maturato in sé la voglia di uscire di casa. Frodo vuole vivere all'interno della vita di Bilbo, se lo dice lui, ha sempre sognato di trovarsi all'interno della storia di suo zio. E Sam invece vuole uscire dalla contea perché vuole vedere gli elfi. Cioè ha questa idea, no? E ha sentito parlare del drago e quindi tutti questi giovani hobbit, e in fondo hanno davanti a loro un'idea diversa di mondo, che è diversa da quella degli altri hobbit, che invece non vedono al di là del loro naso, che pensano agli affari loro, che La dicono stai vecchia a casa. generazione boomer. Sì, se esci di casa ti capiteranno solo guai, zero avventure, lavora e basta, al massimo andiamo a bere la birra, l'unico drago è quello verde. Ecco, questi sono i discorsi degli hobbit. Elfi e draghi, cavoli e patate, sono fatti per quelli come noi, non metterti in mezzo ai discorsi degli stregoni, che altrimenti avrai solo problemi a iosa. Eppure, questi hobbit giovani che sentono questi racconti, poi escono dalla contea, vivono la loro avventura, Frodo viene pugnalato, sta male, a un certo punto finiscono nel bosco dei troll, lo stesso dove è finito Bilbo. E qui cosa fanno? Si imbattono nei tre troll pietrificati e ci stanno sotto, c'è anche nel film, nell'edizione estesa, chi lo vuole vedere, gli dicono: guardate, padron Frodo, sono i troll di Bilbo, ecco, c'è anche nel libro. E la cosa bellissima è che davanti a queste cose, Pippino mi pare risponda: ma chi sono sti qua? Ma sono i tre troll di Bilbo, non gli fa Merry, non conosci la storia di famiglia? E Pino risponde: caspita, è vero, i troll di Bilbo, ma sai che in fondo adesso li vedo, ci credo, ma io fino adesso non credevo fossero veramente esistiti. Cioè, questa cosa secondo me è un passaggio fondamentale all'interno del romanzo, una di quelle chicche che Tolkien ci regala, perché ci fa capire che le storie hanno il potere di farci uscire di casa, ma che soprattutto quando vedi che sono veri, cioè hanno la capacità di aprirti un universo, un mondo, e di certificare che tutto quello che hai sentito raccontare non sono balle, cioè i racconti non sono falsi, tutte le storie hanno una verità al loro interno, e che se anche quello che ha raccontato Bilbo, come abbiamo detto, che magari i troll non erano così, però alla fine i troll esistevano e sono rimasti pietrificati, sono ancora là, li vedi, li puoi toccare, e quindi la realtà certifica il mito. Cioè, e questa è una cosa bellissima, perché in Tolkien non è che il mito certifica la realtà, è diverso. Cioè, è la realtà che certifica che tutto quello che si racconta è vero. E l'importante è raccontarlo e crederci fondamentalmente. Poi è vero che il mito illumina anche la realtà, perché ti dà comunque una visione diversa e tu sai di essere all'interno di una grande storia. Sam se ne renderà conto a un certo punto. Noi portiamo avanti la storia degli altri, di Beren, di Turing, di tutti quelli che ci hanno preceduto. Siamo chiamati a fare lo stesso in una situazione diversa, ma all'interno di una cornice che è sempre la stessa. La cosa bellissima è che queste storie esistono. Quindi, secondo me, i troll hanno questa funzione che, se non sono Ent, non hanno rapporto con le lingue, comunque hanno un rapporto con le storie, con la memoria del passato, per dimostrare come queste cose sono vere. Quindi, quando si legge Tolkien bisogna entrare nell'ottica di idee che non si può dire cosa fai, perdi tempo, leggi sciocchezze, non sono vere, la vita è un'altra cosa. Tolkien ti dice che le storie che senti raccontare sono vere e che anzi con la tua vita poi potrai,
renderti conto che puoi anche verificarle, cioè la realtà che certifica che il mito è vero e ti dice una cosa vera. Questo è un grande impulso alla lettura, al perdersi in un mondo fantastico, in un mondo secondario che è vero, che esiste a livello secondario e che ha dei rapporti anche con noi, e questa è una bella risposta invece a tutti quelli che dicono che cosa studi le lingue morte, studia le cose vere, la scuola ti deve insegnare un lavoro, quelle cose lì, e abolire tutto quello che non c'entra niente. Sicuramente, concordo. Viva i troll che ci hanno dato tutto questo. Viva i troll, movimento troll. No, concordo assolutamente, questo fa parte della stratificazione muliebre, estremamente articolata del corpus immaginifico di Tolkien, perché come all'interno della narrazione il messaggio che ci viene veicolato è quello del che ribalta quello che troviamo nel mondo primario, ovvero il mito deve avvallare la realtà, no, è la realtà che avvalla il mito. Ci troviamo anche a svariati altri strati, per esempio il riscontro con il mito del mondo primario, perché abbiamo parlato anche delle fonti, da quale mitologia ha preso questi particolari personaggi, e c'è effettivamente un riscontro con un mondo immaginifico che in un certo momento del mondo reale, della storia della Terra, una determinata popolazione ci credeva seriamente. C'è qualcuno che in realtà ci crede ancora. Se andate in Islanda, da quelle parti lì, non è così difficile incontrare qualcuno che ci crede ancora, nel folklore, in queste cose, nei troll anche, perché l'Islanda è famosa per le sue bellezze naturali e morfologiche che hanno dato proprio ispirazione alle leggende dei troll. Ma infatti nei troll io ci vedo proprio un aspetto della triade dei giganti mitologici scandinavi, che erano ricollegati al sentire di quelle popolazioni lì, perché la mitologia che cos'è? È il tradurre in un linguaggio all'epoca per loro comprensibile il mondo che li circondava. E anche qui si parla sempre di traduzione, di linguaggio, è tutto collegato. E da una parte abbiamo gli Ent, la saggezza, la memoria storica, dall'altra abbiamo l'altro aspetto del troll, dell'ignoranza, della brutalità, della ghiottoneria, aspetti che troviamo combinati in queste figure del mito norreno. E poi abbiamo i misteriosi giganti, anche nel leggendario, perché quelli hanno un discorso a sé, perché proprio razza leggendaria che non si sa neanche se esiste, però sono presenti nei miti, nei racconti dei popoli, come per esempio addirittura Gondor, cioè un tratto della catena montuosa dei Monti Bianchi che è chiamato il collo, mi sembra, il capocollo di Thorlong, Tarlang, che era il nome di un gigante mitologico che è importante. Guarda caso, sono sempre legate alle montagne, i giganti. Come Bilbo, che vedi giganti che si lanciano i massi. Sarà vero, non sarà vero, chi lo sa? Perché mitica di una frana. Perché perfino noi a leggere quella parte del racconto di Bilbo diciamo, no, questa è una cavolata, è un'invenzione, però poi scopriamo nel Signore degli Anelli che troll sono veri, sono esattamente i piedi, e anche i giganti saranno veri, e quindi è tutto collegato, è sempre, lo diciamo sempre, e questo è proprio il bello, queste interconnessioni che non finiscono più. C'è una rete vastissima fatta di tantissimi livelli. E allora io ho una domanda per te, se vuoi te la faccio adesso. Vai. Nel libro che uscirà, che devi pubblicare, parlerai dei troll?
No, non no. Parlo dei troll. Ho parlato dei troll all'interno degli altri due libri che ho scritto. Leggiamo i e degli ent? E degli ent? No, anche quelli ho fatto una lunga trattazione di Barbalbero nel capitolo di Barbalbero. Di ok, ti sei focalizzato sull'ente sì. Barbalbero. No, in questo sono due razze che non affronto. Ok, era una curiosità mia visto che stavamo parlando di ente. Sì, sì. Ma penso troll. Che sui troll ci spenderò qualche parola nel prossimo libro che ho già dai, cominciato. Ci sta, dai, ci sta, ci sta. E come molte altre cose del resto, perché sono... Man mano scopro sempre. Poi tu hai fatto come premessa che questo non ti interessa più di tanto, però effettivamente potrebbe essere una luce di speranza per gli ent e forse per i troll. Perché di cosa sto parlando? Mi ricollego ai capitoli finali del Signore degli Anelli, quando i nostri, i buoni, vittoriosi, arrivano a Isengard, ormai ripulita dagli Ent, che stanno iniziando a renderla un giardino rigoglioso, no? E Barbalbero saluta Galadriel e Celeborn. Questo è un passo che mi è sempre piaciuto molto, perché si vede proprio il rispetto reciproco, la dignità, e cosa pensa l'Ent degli Elfi e cosa gli Elfi pensano dell'Ent. E dove Barbalbero dice che è bello incontrarli perché loro si conoscono da millenni, però è triste perché questa è la fine e probabilmente non si rincontreranno più. A che Celeborn il saggio dice: non lo so, antico. Ma Galadriel dice: non nella terra di mezzo, ma forse quando le terre sommerse ritorneranno, ci rivedremo di nuovo in un giorno di primavera nel Beleriand, praticamente, dice, nei boschi di Salici del Tazarinan, ci incontreremo un giorno di primavera, addio. Questo è bellissimo, secondo me, perché dà una speranza almeno agli Ent, cioè non in questa vita, perché quando il Beleriand risorgerà dalle acque si può presupporre che sia ricollegato sempre a quello che intuì un altro grande elfo parente di Galadriel, ovvero Finrod Felagund, nel grande dialogo dell'Atrabet, in cui intuisce che ci sarà qualcosa oltre la fine del mondo. Qualcosa di rinnovato, un'arda risanata, riguarita. E se Galadriel, anche lei ha questa intuizione, perché è praticamente la stessa intuizione, e dice che forse ci sarà anche Barbalbero in questo nuovo mondo che sarà la vera casa degli uomini, anche qui va a influire prepotentemente sulla natura di queste creature. Allora non sono davvero così destinate a un fato ineluttabile. E per i troll, chissà, per gli orchi, ma visto che noi stiamo parlando dei troll, chi lo sa? Perché se sono ent, purtroppo poverini, torturati, corrotti, menomati mentalmente, fisicamente, vuol dire che c'è speranza anche per loro. La speranza, si sa, è una delle forze cardini di qualunque ambientazione. Anche qua possiamo solo speculare, perché in realtà sappiamo che Tolkien non è riuscito a risolvere il problema degli orchi, figuriamoci dei troll dei troll e degli ent, quindi i draghi, per esempio. I draghi, difficile dire che siano redimibili, perché sai che anche lo spirito che c'è dentro. Allora, io te la dico, sono riflessioni che faccio io. Noi parliamo dello spirito che c'è dentro queste creature. Va bene, è uno spirito corrotto. Melkor ha corrotto il fisico e lo spirito, ovviamente. Ma i draghi, secondo me, vanno anche al di là. Perché se è vero che Smaug ha una sua personalità, dice, ha una personalità travolgente, lo dice il testo, però invece nel caso di Glaurung, il testo dice che quando ride e quando parla
Glaurung ha la risata e la voce di Morgoth. Quindi, che spirito ha Glaurung? È il suo spirito o è un'estensione? E ci, no. Lì ci inoltriamo in meandri un po' troppo complicati perché arriviamo a... Da sapere, ma a me è sempre colpito questa cosa. Arriviamo proprio ai dubbi del tipo, ma Melkor sarà redimibile? Chi lo sa? Perché tanti su questo dicono, soprattutto parlando degli Ainur, dicono no, è impossibile, se un Ainur diventa corrotto, è corrotto, non c'è speranza. Però poi uno prende l'esempio di Ossi. Esatto. Che era passato dalla parte di là e poi è tornato indietro. Però poi c'è stata una neanche totale, parziale, neanche totale. Se vieni a chiedere perdono te lo diamo. Quindi neanche totale, ma tra l'altro non è stato neanche Ossa ad andare a chiedere il perdono, è arrivata Uinen a convincerlo a chiedere perdono. Cioè, quindi quello è una discussione a parte che anche lì, però ci ricolleghiamo agli Ent, almeno per gli Ent possiamo dire che un po' di speranza c'è, anche perché sì. Anche qui abbiamo l'ennesima correlazione tra Ent e Troll, che sono entrambi declinati esclusivamente al maschile, perché gli Ent hanno perso l'entesse. Hanno completamente perso le entesse e anche lì è tragica la storia d'amore tra Barbalbero e la sua innamorata Fimbretil, che conosciamo solo di nome, sarebbe chissà che bel personaggione sarebbe stato conoscerlo effettivamente, e però le entesse non le vediamo nella narrazione, nemmeno nel primo episodio che vede la partecipazione degli Ent nella storia, ovvero nei tempi remoti, la prima era, quando aiutarono Beren, si parla di Ent, non vengono nominate Entesse, eccetera. E così troll in realtà, perché che si sappia, non conosciamo trollesse, trolline, trollette, e non viene mai detto dei troll, al contrario che degli orchi, che si riproducono come figli di Eru. Sì. Attenzione, vero. Anche lì sono la contraddizione deambulante, i troll sono l'incarnazione della contraddizione, non ci capisci un H perché hanno caratteristiche contraddittorie. Non lo sapremo mai, non lo sapremo mai. però è proprio bello vedere. Lo sa che fine hanno fatto, no? Ormai se l'è messa via, ma in fondo. Cosa molto bella, infatti, degli Ent è che loro non si sono arresi subito. Cioè, gli Ent combattono comunque contro il loro fato. Quando le Entesse sono state uccise, disperse, perché Sauron aveva distrutto i loro giardini, gli Ent non si arrendono. Ci viene detto che all'inizio della Terza Era, dopo la guerra dell'Ultima Alleanza, per lungo tempo gli Ent se ne vanno a spasso per tutta la Terra di Mezzo, in cerca delle Entesse, quindi c'è anche una diffusione degli Ent tra svariati popoli, cioè la grande cerca delle Entesse. Poi alla fine gli Ent si arrendono e ritornano tutti a Fangor, che sono invecchiati, sono rimasti in pochi, e quella è la loro terra natia. E però questo si dimentica spesso in realtà, che gli Ent non è così improbabile immaginarseli nel Rune, per dire. O addirittura nella contea, ricollegandoci agli Hobbit, visto che si parla viene detto all'inizio del Signore degli Anelli che il cugino di Sam ha visto passare un grande albero che camminava ai confini della contea, quindi ci può essere vero o no, può essere benissimo un Ent che ha deciso di andare a cercarsi le Entesse che ancora era a passeggio. Sì, è l'orribile Ted Sabbiaiolo, gli dice, ma perché probabilmente era ubriaco e ha visto un albero, anche là. Non hanno grandi voli pindarici nella loro mente, nella loro vita. Quindi non Oddio, effettivamente, se anche tu venissi a dirmi di aver visto, siamo al bar e mi dici che hai visto un albero camminare... Sì. Come insomma, no? Poi se me lo fai vedere ci credo, però insomma, dico, quando alcol hai bevuto, sì. Possiamo anche giustificarlo, Ted Sabbioso, possiamo, cioè, dai, con tutto l'affetto possiamo abbastanza giustificarlo.
Quindi grazie a tutti per averci seguito per questa dotta discussione, di cui ringrazio Andrea, che è stato grazie a te e grazie a tutti voi per averci ascoltato, fare questa puntata parlando di questo argomento. Speriamo che sia piaciuta e torneremo, speriamo a breve, lo dico sempre, ma dopo le circostanze vanno da un'altra parte. Come abbiamo imparato, la speranza non muore, non è neanche l'ultima a morire, non muore. No, infatti, in Tolkien la speranza c'è sempre, e quindi dobbiamo crederci. Estel. Esatto, la luce di Arendil illumina il nostro cammino, quindi ce la faremo. Quindi grazie a tutti, vi salutiamo. Ciao ciao!